Catania Avellino porta con sé emozioni e storia, due vittorie in campionato per gli irpini che però sanno bene che il passato è da mettere da parte in favore di una nuova storia. La partenza è shock per i lupi, Cancellotti commette fallo da ultimo uomo e il giovane arbitro estrae senza esitazioni il cartellino rosso tra le proteste generali. Tutto si sposta al VAR che decreta il nulla di fatto, il numero 14 bianco-verde se la cava con un giallo, reimpostando la parità numerica. Smaltito il colpo, l'Avellino appare stordito, il Catania prova ad impensierirlo con Cianci che in caduta non trova la forza per il tiro al volo. Il fronte si ribarte del lupo, preso coraggio, affonda sulla destra, Ricciardi serve Sgarbi che si gira, il tiro forte si schianta sulla rete esterna. Il Catania, spinto dal pubblico, ci riprova con poca fortuna dalla distanza con Tello. Al 29esimo a salvare i giochi è Patierno che sulla linea di porta salva il tiro ben piazzato ancora una volta di Tello. Sul finale di primo tempo è Sgarbi a tentare il gol dalla distanza, il tiro è buono ma il portiere catanese si allunga e devia in angolo. Il secondo tempo si apre con l'Avellino in avanti. D'Ausilio serve al centro ma nessuno impatta con fermezza la sfera. Contropiede rosa-azzurro e Di Carmine prima ruba palla ad un difensore irpino, poi guadagna il corner. Al 71esimo la svolta, Catania in vantaggio. Welbeck suggerisce per Cianci, il quale al limite dell'area controlla il pallone, si gira e col mancino la piazza nell'angolino della porta difesa da Ghidotti. Il Massimino esplode di gioia, il lupo si lecca le ferite, ma non c'è tempo per guardare al passato, il futuro è già alle porte e dovrà gioco forza raccontare una storia diversa.